Rispetto ai grandi centri urbani, nei piccoli borghi di provincia, le opportunità per affermare le proprie ambizioni in ambito professionale, principalmente nel mondo dello spettacolo, in genere sono di difficile attuazione, ma, per contro, la tenacia è il fattore più determinante affinché i sogni possano concretizzarsi. Tra i vari giovani del territorio abbiamo incontrato in una particolare videointervista l'eclettico e frizzantino Donatello Iacullo, che dalla sua operosa San Gregorio Magno si è trasferito da un decennio a Milano, dove, con grande impegno e professionalità, ha ritagliato un ambito spazio nel mondo dello spettacolo, e parliamo con lui di alcune tappe che l'hanno condotto a questa sua realizzazione professionale, destinata nel futuro a ottenere maggiori successi. Donatello Iacullo, buongiorno. Ciao a tutti, eccomi qua. Oh, finalmente ci ritroviamo. Ti do del tu perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Assolutamente. Grazie per aver accettato questo incontro. Questa intervista l'avevamo programmata in tempi non sospetti. Oggi è il caso di averla recuperata. Gregoriano di nascita, attore già in tenera età, da San Gregorio nella grande mela italiana, quella che io e te chiamiamo volgarmente Melano. Raccontaci questa tua storia, questo tuo cammino professionale che, nonostante la tua giovane età, già è costellata di buoni successi. È vero, ho sempre un pochino recitato già da piccolo. Mi ricordo ai tempi delle scuole elementari facevo le imitazioni ai miei amici, compagni e alle insegnanti, quindi mi ricordo questa cosa. Poi nelle scuole medie cominciavo a essere sempre un pochino il leader, cioè quella persona che andava a parlare con il preside senza paura, poi alle superiori il rappresentante di classe, il rappresentante di istituto, quindi questa roba di essere sempre in prima scena, proprio al primo posto, l'ho sempre avuta. E il teatro a un certo punto ha fatto un giro molto semplice sotto la mia pelle. Io già facevo diverse cose, facevo le imitazioni, giocavo, cioè qualunque cosa io già la facevo spontaneamente. Basta ricordarti anche tutti gli eventi che ho fatto all'anfiteatro di San Gregorio Magno come direttore artistico, come presentatore. Però che cosa è successo? È successo che durante il mio cammino, il mio percorso, io ho incontrato il teatro facendo l'università a Ferrara. Una sera dove mi hanno detto vieni a fare una lezione di teatro stasera, vabbè sì dai, tanto ho sempre apprezzato lo spettacolo, ho detto sì va bene, non mi sono mai più staccato dal teatro da quella sera. Perché? Perché in quel momento lì è successa una cosa molto semplice, io ho dato un nome a tutte le cose che già facevo, cioè quando l'insegnante spiegava no adesso provate a fare così, prendete questa pausa, recitate in questo modo, fate delle dinamiche, gestite, io dicevo oh mamma mia queste cose già le faccio da solo senza che nessuno me l'abbia mai detto, ecco certo. Dove ho proprio preso l'impronta e dico io voglio fare teatro, faccio il biglietto di sola andata Ferrara Milano ed eccomi qua 2021, quindi caspita sono già 10 anni con tante belle cose ed è una città che mi ha risposto alle mie domande. Parliamo un pochino di questi 10 anni dal punto di vista lavorativo. Molti li dimentico anche, devo ammettere questa cosa qua, però ho lavorato nelle televisioni, lavoro nella televisione, lavoro nel teatro e ho fatto pochissimi passaggi cinematografici. Milano mi ha dato principalmente la possibilità di investire su me stesso con il teatro, quindi ho fatto degli spettacoli dove li ho firmati io completamente con la mia compagnia di teatro, con il mio gruppo di ragazzi dove abbiamo messo in scena degli spettacoli teatrali e mi sono serviti tantissimo perché io tutt'oggi utilizzo delle cose che abbiamo sperimentato, utilizzato, le utilizzo negli eventi, quando faccio il presentatore, quando sono in un set per una pubblicità, e questa è la parte teatrale. Poi ho fatto anche un giro nelle opere. Ho lavorato nel Teatro Regio di Parma con nelle opere, è stata incredibile, bellissima l'opera Macbeth nel 2019, credo, per il Festival Verdi. Però principalmente poi per mangiare, perché il teatro, come te sai benissimo. Derek Jacobi dice: gli attori hanno 3 opzioni: cinema per la fama, la televisione per i soldi e il teatro per amore.
Perfetto, te lo confermo, guarda. Poi mi sono concentrato un pochino di più sulla televisione, quindi ho cominciato a fare un sacco di spot pubblicitari. Mi ricordo al tempo i primissimi, ecco, il primissimo, se non sbaglio, è stato proprio con Cannavacciuolo, Cucine da Incubo nel 2015, poi ne ho fatti tanti altri ancora dopo, ne ho fatti talmente tanti che alcuni li dimentico proprio. A cinema ti abbiamo visto nel film Il ragazzo della Giudecca, tra l'altro girata in parte anche nella tua San Gregorio Magno, nella zona di Via Bacco. Sì, mi ricordo quell'esperienza bella e incredibilmente eravamo a casa e poi l'ambiente è suggestivo, le cantine di Via Bacco le conosciamo tutti, anzi chi non le conosce vi invito proprio in questo momento a digitare su Google San Gregorio Magno cantine di Via Bacco, perché sono una cosa bellissima e ci penso spesso. Sicuramente di San Gregorio Magno, al di là della famiglia, ti manca proprio l'atmosfera magica di Baccanalia. Hai preso in pieno, caro Quintino, sì. Beh, la famiglia sì, mi manca, però devo ammettere che è presente. La mia famiglia è stata sempre presente nel mio percorso. Tutt'oggi hanno sempre creduto in me. Quando era necessario mi hanno sostenuto. Poi a un certo punto io ho deciso di autosostenermi. E così ho anche trasformato un pochino di più il mio carattere, anche perché in questa città bisogna capire con quale linguaggio si parla, altrimenti non riesce a comunicare con gli altri, non accadono delle cose. Qui non ci sono le cantine di Via Bacco, no. La festa Baccanalia è il mio punto di resurrezione, come posso dire, è dove vado a ricaricare le batterie, nonostante mi stanco tantissimo, e tu lo sai perché io mi stanco tantissimo in quella festa. Voglio ravvivare il ricordo di Baccanalia. Il nostro regista Antonio Siani ha preparato un estratto di alcune interviste realizzate nell'ultima edizione di Baccanalia, curata dalla BCC Buccino Comuni Cilentani, che era lo sponsor, in cui proprio nella cantina di famiglia, nella cantina Iacullo, c'erano degli ospiti internazionali, proprio a sottolineare l'importanza di Baccanalia che c'è. Prego la regia di mandare immediatamente questo piccolo estratto. Sara, canadese, qui a Baccanalia. Sì, felicissima di essere qua, è stupendo, è meraviglioso, non aspettavo di trovare questo. Avevano detto che era bellissimo, ma è magico, è qualcosa di magico. Il cibo è fantastico, il vino buonissimo, buonissimo, tutto speciale. Che cosa porterai di Baccanalia in Canada? Oh, un sacco di amore, la comunità e il fatto di stare tutti quanti insieme è una cosa che non esiste là, non ce l'abbiamo. Questi, e lo dovremmo portare un po' in giro per il mondo, sì. Sì, l'ospitalità soprattutto, sì. Is your first time here? È la prima volta che vedi Baccanalia? No, I came to No, sono stata qui l'anno scorso ed è stata la mia prima volta alla festa. And it was my first time. Mi sono divertita molto e sono voluta tornare qui portandomi altri amici per godere la festa e divertirmi con loro. Quindi tutti amici canadesi stasera qui con me. In Canada c'è qualche evento simile a questo? No, in Canada no. No, penso che non ci sia un evento così nel mondo. Ci sono tanti festival medievali, ma non come questi, con il vino, il cibo, le famiglie che gestiscono le grotte. È una cosa meravigliosa. È incredibile, piena di vita. L'energia è favolosa. È la mia prima volta in Italia e non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Tante persone amichevoli, nelle quali mi sono imbattuta. Un'ottima esperienza, davvero incredibile. Eccezionale. Ho viaggiato in diversi posti del mondo e non esiste nulla uguale a questo. Questa esperienza è come fare qualcosa a casa tua, con la famiglia ed altro. È una celebrazione alla vita, è veramente eccezionale. Mi è piaciuta tantissimo. Una festa unica al mondo. Sì, è unica al mondo, molto organica. Le cose accadono naturalmente. È meravigliosa, si sente l'energia delle persone, l'allegria, l'amore e la passione. Veramente meraviglioso. Very wonderful. Yes.
È incredibile. Sono stato in Italia tantissime volte, ma questa è la mia prima volta in questi territori. Sono stato invitato qui da amici che conoscevano la festa. Tante persone insieme in una piccola città per una festa. Non ho mai visto tante persone che si divertono, piacevole consumo di vino, tutti sono molto educati, felici e ballano per esprimere la loro gioia di essere qui. È un'esperienza magnifica. L'allegria che troviamo qui a San Gregorio Magno è la stessa che ha il popolo greco. Sono totalmente d'accordo. Quello che vediamo qui fuori è che tutti amano la vita e a tutti piace stare insieme qui, condividendo una serata in allegria, in famiglia o no. Ma questo fine settimana, questa è la nostra famiglia. Everyone's family. Bellissimo, ma che bella sorpresa mi hai fatto oggi, bellissime queste immagini, grazie, bellissime. Poi c'erano tutti questi amici dal Canada insieme a mio fratello Paolo. Torniamo sulla gastronomia di San Gregorio Magno, che poi è comune un pochino a tutto il territorio, che chiaramente non può prescindere dal turismo del gusto. Ma a Melano, quando arriva il pacco che manda tua mamma da San Gregorio Magno, che atmosfera c'è nel tuo appartamento? Che praticamente trasbordano tutte quelle sensazioni, tutte quelle emozioni nascoste in un pacco, arrivano a Milano, tu apri questo pacco e boom, esplode la gioia per tutti quanti, i miei amici, i miei colleghi, è inevitabile questo, è inevitabile, anzi... Credo che tu sei al corrente di quante promozioni ci sono, proprio di quante strategie marketing si pacco da giù. E che tra l'altro mi sono appena ricordato che io quest'estate ho ospitato un collettivo di ragazzi, il Rotolando Verso Sud, il progetto Rotolando Verso Sud, dove mi hanno lasciato un pacco firmato da Casa Surace proprio. Proprio per ricordarci questa cosa che i pacchi partono da giù e arrivano tutti quanti al nord. Ma Casa Surace c'era a San Gregorio Magno. Ricordo che hanno fatto uno spot, abbiamo incontrato e abbiamo fatto anche una bella intervista. Torniamo alla televisione, che è il tuo grande amore. Vieni nelle nostre case con la pubblicità della MD. Alla seconda edizione di questa pubblicità con la bellissima e bravissima Antonella Clerici. Parliamo di questo lavoro. Sì, è il secondo spot che faccio con loro, ormai ha fatto il giro d'Italia. Allora partiamo da questa cosa, io il primo spot l'ho fatto in pieno Covid, era appena esplosa la bomba, quindi eravamo obbligati a stare a casa e questo spot girava tutti i giorni a catena, quindi mi hanno visto tutti, era esploso il telefono in quel periodo. Contentissimi di questa esperienza, di come ho lavorato sul set, hanno rifatto la nuova campagna 2021, mi hanno richiamato, mi hanno riconfermato, cioè proprio hanno detto vogliamo di nuovo Donatello, anche perché mi avevano dato un bel ruolo nel primo spot dove io chiudevo lo spot, e invece quest'anno credo sia andata ancora meglio, perché adesso gli attori parlano e sono il primo proprio ad esprimere il primo giudizio positivo verso la società. E loro poi mi hanno preso da parte, i direttori artistici, i direttori comunicativi, e mi hanno proprio detto guarda che noi abbiamo voluto te di nuovo perché sei stato bravissimo, ci piace un sacco e quindi volevamo di nuovo te insieme ad Antonella Clerici. Com'è la Clerici dietro la telecamera, quindi nel backstage? Esattamente com'è in televisione, è lei disponibile, abbiamo lavorato benissimo, posso ammettere che è una persona molto generosa, molto disponibile. Poi, ascolta, le ho anche chiesto dei suggerimenti da presentatore, me li ha dati, quindi io non posso che dire che è una persona veramente buona, generosa, spero rincontrarla ancora, sicuramente accadrà, una donna risolta, non faceva capricci, parlava con tutti, cioè era disponibile, e questa cosa traspare, questa cosa è molto bella. È anche un insegnamento. È soprattutto un insegnamento, sì. Sì, bisogna... Più che bisogna arrivare a quel livello, secondo me bisogna partire da quel livello.
e poi automaticamente tenerlo saldo, difendere quei valori che portiamo dentro ognuno di noi. Tornando al tuo percorso professionale, a volte sembra che nei piccoli paesi le opportunità non ci siano per chi ha voglia di crescere. Però chiaramente tu sei uno dei tanti casi in cui anche nei piccoli paesi, se uno vuole, può. Ti risponderò in base alle mie esperienze. Il paese ti dà un minerale che non trovi da nessun'altra parte. Questo lo posso garantire. Noi nasciamo in strada, nasciamo già in alcune piccole difficoltà. Queste difficoltà però, nascendoci all'interno, non te ne accorgi, perché sembra che sia quella la vita, che può essere anche quella. Però quando cominci poi a avere delle aspirazioni, delle ambizioni, sempre in base alla mia esperienza, io sono stato costretto a spostarmi. Perché? Perché ho dovuto confrontarmi con gli altri. Questo accade poco, cioè, anzi c'è poca possibilità che accada nei nostri luoghi. Vorrei tanto che accadesse di più. In che modo? Semplice, con un coinvolgimento ancora più attivo verso lo spettacolo, con un confronto aperto, l'umano, la persona che si mette in discussione, che si confronta con il teatro. Per me questo sarebbe un sogno realizzato, vedere che nella mia comunità ci sia un'attività teatrale viva e che dia dei contributi e che allo stesso tempo le persone accettino questo scambio, perché è lì la difficoltà che io ho trovato principalmente. Cioè io mi sono proposto, sono stato accolto, sono stato anche apprezzato un sacco, certo, però volevo di più, significa che volevo confrontarmi. Io non so da dove nasce questa necessità, ma io ho bisogno di confrontarmi costantemente. È giusto quello che faccio, è giusto quello che penso, e se facessimo, metto in discussione un sacco tutto, cioè io metto in discussione delle volte anche delle cose che sono confermate, complete, dico ma ok, ma scusate, ma se non ci fosse questo, cosa potremmo fare? Questo è un pochino il mio modo di essere, però mi piacerebbe tantissimo vedere una comunità che vada incontro al teatro, allo spettacolo, e sono sicuro che questo aiuterebbe tantissimo tutti. Il tuo rapporto con Striscia la Notizia, con il Gabibbo. E con Paperissima soprattutto. È diventata un po' casa. Paperissima è diventata un pochino casa, perché sono almeno 2-3 anni che giro tantissimi diverse gag con il Gabibbo. Sai qual è la cosa più bella che ho notato? È che a un certo punto non ti chiamano più chiamami quell'attore, chiamami quel ragazzo, ehi ciao, ehi, si ricordano di te perché ti chiamano col nome. E allora lì ho visto proprio la realizzazione di quel momento bello, cioè dove arrivi in Mediaset per girare, ah ciao Donatello, ciao, bentornato, vabbè ragazzi c'è Donatello, è tutto a posto, finiamo subito oggi. Questo è meraviglioso. Il Gabibbo, ovvero la persona che fa il Gabibbo, mi ha aiutato tantissimo, perché come un papà, e io lo definisco il mio papà artistico, come un papà lui mi ha detto occhio non fare così, occhio fai meno in questo, vedi la battuta, falla un pochino così, girala un pochino così. L'importanza di saper ascoltare. Sì, principalmente sì. Perché il feedback ti arriva, ma tu devi saper accogliere e ascoltare. Parliamo di sogni. Nel cassetto ci stanno ancora dei sogni. Lo apriamo e vediamo cosa esce. Esce Sanremo. Esce Sanremo. È l'obiettivo più grande, è là sopra. Esce Sanremo. Ci sto lavorando dal giorno che ho deciso di mettere piede su un asse di legno chiamato teatro.
non ho fretta, perché non bisogna avere fretta, bisogna rispettare i tempi. Sono completamente diversi da quelli che avete vissuto voi prima di me nello spettacolo, nella televisione. Sono completamente diversi. Quello è il sogno più grande. Poco prima c'è comunque una conduzione di un programma televisivo nazional popolare. Io voglio essere un presentatore nazional popolare. Magari ci sono, magari non esiste più, magari quella figura è un po', non dico antica, ma è di un altro periodo. Però io amo, cioè io la sera guardo tutti i video di Pippo Baudo, di Mike Bongiorno, di Walter Chiari, cioè io li guardo così e dico: ma guarda quanta classe, ma guarda quanta eleganza, guarda quanto bon ton. E io dico: ma io nella mia anima c'è questo, io non posso fare il TikTok della situazione. Litigo un pochino ancora su queste cose, solo perché la mia anima ha un colore verso quella palette di colori, diciamo così. Però sempre per ascolto sono disposto ad ascoltare le nuove tendenze. Infatti con gli eventi che presento qui a Milano, i TV show che presento qui a Milano in categorie più piccole, soprattutto io sono molto centrato nello show business, le aziende fanno i loro TV show e mi chiamano un sacco da tutte le parti. Perché? Perché hanno bisogno di qualcuno che lo sappia fare. E quindi in quelle direzioni che faccio comunque propongo delle cose che vanno in tendenza in questo periodo, quindi fai lo sketch simpatico con la musica trap e fai il personaggio e fai il TikTok, fai il cambio d'abito, cioè comunque sono attuale, non sono di altri tempi, però il mio obiettivo è essere elegante, rispettoso, educato, anche perché la televisione mi fa entrare a casa di tutti e io in casa ci voglio entrare con permesso, cioè posso? Eccomi qua. Abbiamo parlato del presente come presentatore, abbiamo parlato del passato di Pomodoro di San Gregorio, questo piccolo futuro lavorativo che sono i sogni e le cassette ne abbiamo parlato, alle tue spalle c'è la locandina di un film che io ironicamente chiamo 2001 Odissea nell'ospizio, quindi parliamo di un futuro ancora più remoto e molte volte il futuro è legato all'aspetto sentimentale, a una strada particolare. Parliamo dei tuoi amori che ti porteranno fino alla vecchiaia, perché si dice che poi l'amore è per la vita. Io spero di essere sempre in compagnia di una vera compagna di vita. Qualunque essa sia, spero questo. Sono in ascolto anche in questa sfera. In questo periodo sto vivendo una bellissima esperienza, una bellissima storia d'amore, molto molto accesa, perché anche lei fa parte del mondo dello spettacolo e quindi siamo entrambi Sagittario e quindi io campano, lei palermitana, quindi non ti, il regno delle due Sicilie si è congiunto di voi, non ti immagino. Dico cosa non succede. Però è tutto bello, va bene, sì. E riguardo anche al poster, comunque Kubrick resta uno dei miei grandi registi. Poi volevo farti vedere, guarda, colgo l'occasione anche per farti vedere questo quadro che rappresenta anche un pochino me. Questo è il Donatello nel mondo dello spettacolo, nel mondo swing, dove comunque io c'ho le radici nel mondo swing, e come puoi vedere in questo quadro si nota uno che sta ballando tip tap, ma che è un po' scordinato, ma allo stesso tempo mentre balla sotto si forma un gabbiano, l'ombra fa un gabbiano che è il mio simbolo di libertà. Vedo pure i cactus, quindi sembra di stare nella nelle pianure dell'Arizona, insomma, sostanzialmente un gabbiano in Arizona. Ecco, abbiamo un nuovo nomignolo per te, il gabbiano dell'Arizona.
Oppure il gabbiano degli Alburni. Il gabbiano degli Alburni, giusto per non perdere il legame con questa terra. Scusa, c'è il ragazzo della Giudecca, non ci può essere il gabbiano degli Alburni? Perfetto, abbiamo una nuova. Io sono convinto che farai tanta strada. Allora dammi tu qualche consiglio, visto che parliamo sempre di ascolto. Io ti ascolto. Posso dirti di non dimenticare mai i valori della nostra terra. Molte volte le porte si trovano aperte per l'educazione. Con il rispetto. Sono d'accordo, perché questa educazione mi ha aperto una porta che si è vista anche in televisione. Io con grande educazione e rispetto del momento ho chiesto una cosa a Paolo Bonolis in diretta e lui non se l'aspettava. Mi hai ricordato quel momento dove sto chiedendo praticamente la conduzione a Paolo Bonolis, cioè io ero concorrente e mi sono trasformato conduttore. Ma perché? Perché era un mio desiderio, era un mio sogno, cioè io ero lì e dicevo soltanto io voglio stare accanto a lui, solo per un minuto, solo per un secondo, ma io voglio stare accanto a lui, perché io voglio stare nell'Olimpo, io voglio stare lì con loro. Gliel'ho chiesto e si vede in modo rispettoso, lui non mi conosceva prima, non è nulla di preparato. Beh, gli ho chiesto di condurre e lui mi ha fatto quella benedizione che neanche mi aspettavo, che tuttora c'ho Pippo di qua, Mike di qua, e quindi ogni volta li tocco dico San Pippo, San Mike, aiutatemi voi, grazie. Noi in un corale abbraccio ti facciamo gli auguri per questo prossimo futuro, poi magari nascerà il piccolo Mario e verremo anche al battesimo, così diamo una piccola gioia a mamma e papà. Ma prima deve nascere il grande Donatello e poi ci sto a fare il piccolo Mario. Perfetto. Va bene, chiudiamo qui questa intervista. Ti do un appuntamento nell'estate qui, sperando che al di là dell'augurio alla tua carriera, anche la nostra, perché un pochino appartengo pure a San Gregorio Magno, possa ritornare a quella normalità di Baccanalia, dove veramente uno stava tranquillo e si divertiva davvero. Io sono sicuro che tornerà, perché sento che la gente aspetta quella festa. Non è di passaggio quella festa, ormai è entrata nei cuori di tutti, vogliono vivere quel momento, sono sicuro che tutti quanti torneranno e ti dico anche io grazie a te per tutto quello che fai per il nostro territorio. Grazie.